Oggi ho voluto preparare anch'io per voi una delle più popolari e leggendarie torte americane, la chiffon cake. La sua leggerezza ricorda quella di una nuvola ed è tale da attribuirle questo nome che richiama appunto un tessuto leggerissimo. La mia versione, con succo di arancia ed una variegatura al cacao di contrasto davvero golosa, vi conquisterà al primo morso. E allora, prepariamola insieme. Iniziate separando i tuorli dagli albumi, che dovranno essere rigorosamente a temperatura ambiente. Quindi, nella ciotola dove avete disposto gli albumi, aggiungete 3 gocce di limone e metà dose di zucchero. Setacciate anche il cremor tartaro e montate a neve ferma gli albumi fino ad ottenere un composto sodo e ben fermo. Nell'altra ciotola dove avete disposto i tuorli, aggiungete la restante metà di zucchero, quindi lavorate con le fruste elettriche per almeno 10 minuti fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso. Quindi incorporate prima l'olio a filo e poi il succo di arancia, continuando a lavorare con le fruste elettriche. Aggiungete quindi poco alla volta la farina precedentemente setacciata insieme al lievito per dolci. Amalgamate il tutto con una spatola. A questo punto aggiungete anche gli albumi montati a neve, amalgamandoli poco alla volta con movimenti lenti dal basso verso l'alto per non smontare il composto. Dividete l'impasto trasferendone metà in un'altra terrina. Nel primo composto aggiungerete l'amido di mais precedentemente setacciato, mentre nel secondo il cacao, anch'esso setacciato. Amalgamate bene con 2 spatole separate fino a un completo assorbimento. Trasferite tutto il composto bianco all'interno della base del vostro stampo, mi raccomando, senza imburrare né infarinare precedentemente. Livellate, quindi versate anche il composto al cacao. A questo punto, con l'aiuto di uno stuzzicadenti, meglio ancora se disponete di uno stecchino per spiedini, miscelate vorticosamente la superficie dei 2 impasti per creare un effetto variegato all'interno. Fate cuocere in forno statico preriscaldato nella parte medio-bassa a 170 gradi per 50 minuti. Solo quando la prova stecchino risulterà asciutta potrete sfornare la vostra chiffon cake. Sfornate e capovolgete subito lo stampo. Questo per almeno 2 ore, fino a quando non sarà totalmente fredda. Trascorso questo tempo potrete togliere la vostra torta dallo stampo, aiutandovi con un coltellino sottile e affilato per staccarla dai bordi. Io ho guarnito la superficie con un topping al cioccolato, dei biscottini lungo tutto il diametro e fettine di arancia, ma se preferite potrete semplicemente spolverizzare con zucchero a velo.
La peculiarità di questa torta è che cresce meravigliosamente in altezza e mantiene in seguito la sua struttura grazie all'utilizzo del clamor tartaro aggiunto agli albumi montati a neve. La chiffon cake vi darà proprio la sensazione al palato di un impasto morbido, estremamente soffice e delicato che si scioglie in bocca. Sarà perfetta da gustare a colazione col cappuccino o a merenda con un infuso, un tè o una cioccolata calda. E buon appetito dalla cucina di Fefè!